A celebration that involves all citizens to the rhythm of the drums and the dance of the immense candles of Grammy. We are waiting for you in Sassari to experience all the charm of Candelieri. Conto Banco di Sardegna Online. Approfitta della promo. Apri subito il conto online. Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere. Inquadra e apri il conto Banco di Sardegna. Contento, sì, sicuramente. Sono stupito perché non arrivavamo da una grande stagione ed essere riusciti a ricevere come dire, consenso dai giocatori. Eh, che volevamo eh, felici di venire a Sassari dopo una stagione non brillante come quella che abbiamo avuto. Vuol dire che abbiamo costruito qualcosa di solido e che tutto il mondo alla palla ha percepito il nostro inciampo dello scorso anno come proprio eh, un inciampo legato a tanti fattori che già sappiamo anche noi. Per cui, non è che, eh, e questo per me è molto importante perché, così come la Champions League ci ha dato l'opportunità di eh, rigiocare ancora con loro, eh, giocatori di prima scelta, cioè quelli che abbiamo scelto noi, non sono, tendiamoci, non voglio dire che sono i giocatori migliori al mondo. Per me, sono i giocatori migliori al mondo perché sono i miei giocatori, assolutamente. Ma eh, sappiamo che eh, la Dinamo è in una fascia medio-alta ma non è certamente nella fascia più alta. Quindi di quei giocatori che noi volevamo queste erano le prime scelte e aver ricevuto tutta una serie di sì. Eh, fra l'altro eh, poi magari voi mi, mi, mi sospenderete dal ruolo di presidente, però noi, noi tutti sappiamo che i sì che abbiamo ricevuto sono stati molto più veloci rispetto a quando li abbiamo comunicati, eh, perché volevamo giustamente far conoscere la squadra pezzo a pezzo ai nostri tifosi. Ma in realtà abbiamo ricevuto sì immediati, questo per me è un bellissimo segnale che il mondo della pallacanestro ci ha dato. Quello step l'abbiamo fatto è ovvio che adesso per competere è sempre più difficile perché ci sono sempre nuovi eh, eh, club che arrivano strutturati, lo vediamo con Trapani, l'abbiamo visto con tanti altri che stanno su, diverse proprietà estere che stanno acquistando i club italiani e quindi magari eh, con maggiori capacità. Eh, quindi il nostro compito deve essere quello di essere sempre più azienda, riuscire a essere sempre più autosufficienti perché eh, per competere deve avere mezzi, per avere mezzi devi essere alla altezza della situazione, quindi dobbiamo investire sempre di più nelle, in quello che per me resta l'asset più importante di un'azienda, che sono le risorse umane. 14 agosto a Sassari è Felta Manna, o visto che non siamo esattamente sassaresi, è Festa Manna. La città mostra il suo lato più umano nello sciogliere il voto alla Madonna. Vi aspettiamo a Sassari per vivere tutto il fascino dei candelieri. Amici di Dinamo TV, ben ritrovati per questa last dance della stagione. Paolo, chiudiamo il nostro mercato a chilometro zero nel migliore dei modi. E lo chiudiamo con quasi tutte le squadre finite, con la femminile finita e quindi abbiamo, abbiamo deciso di tirare un po' una riga eh, prima delle vacanze, ovviamente delle mini vacanze che ci saranno per, per le squadre che alcuni andranno a giocare poi alle Olimpiadi, altri stanno per arrivare, per iniziare la stagione, una lunghissima stagione. Quindi, quasi tutte le squadre hanno finito. Abbiamo pensato di fare un po' il, di provare a metterle insieme, tutte, di vedere quale sarà il possibile ranking della no. prossima allora. serie. Quasi tutte le squadre avevano finito. Mancava Bologna. Allora no. Bologna ha detto: metto il carico da 90, acceleriamo un attimino la situazione che devono chiudere il mercato a chilometro zero. Una squadra in una. Un una secondo. In un comodo sabato sera, con tanta solidarietà al nostro collega dell'ufficio comunicazione. È stato un viaggio lungo fino a qua. Abbiamo iniziato prestissimo. È iniziato prestissimo. Polo il mercato della Dinamo Banco di Sardegna che ha chiuso praticamente il roster agli ordini di Coach. Nenad Markovic entro giugno. Adesso è chiusa anche la squadra delle Dinamo Women. Ancora un po' di incertezza per quello che sarà il campionato, si attendono delle risposte, si vocifera della possibilità di un'altra squadra sarda. Tra l'altro, vicinissima, ovvero Alghero. Potrebbe essere la trasferta più corta di sempre nella storia De delle Women. Esatto, <ride> esatto, Ma penso anche per, per la Mercedes Alghero, almeno nelle, nelle alte serie, nel, nell'Olimpo della basket femminile. Nel mentre, prima di aprire la nostra. Infinita panoramica, prima di tutto avvertiamo che sarà una diretta di 10-15 ore, perché facciamo sì, sì. tutti i roster. <ride> eh, e poi vi ricordiamo che è ancora aperta la campagna abbonamenti, la maglia di un'isola. Aperta la campagna abbonamenti libera, ha aperto il contest al quale noi vi ringraziamo perché par state partecipando in tantissimi, ci sono arrivate tantissime foto, video, testimonianze delle vostre maglie del cuore, le maglie che per voi rappresentano la passione dinamo e non solo, abbiamo anche... Qualche appassionato vero che più che una maglia ci manda a collezioni intere. Collezioni poi abbiamo circoli nel mondo con maglie datate, certo. stiamo facendo veramente il giro di un po' tutte le maglie. Che in questi anni la Dinamo ha prodotto, ma direi una più bella dell'altra. Uscirà anche l'intervista con, con il presidente in cui ha indicato quella dei candelieri come una delle più belle, e sarà una festa che, certo. ovviamente, è la festa di Sassari. E quindi quella maglia era stata veramente molto molto bella. c'è cioè quella dello scudetto che lui inizialmente non piaceva. E poi invece: scusami, io è... oggi, è... per l'occasione, ho la maglia della FIFA Euro Cup, cioè questa è maglia Benta coppa. Eh, attenzione: questa... tra l'altro, secondo me, è un modello bellissimo. Come, come sì, pochi sì. abbiamo avuto la nostra mitica Mazzoni alla... alle operazioni di comando. Abbiamo detto chiusi i roster, eh, Paolo apriamo la nostra bella panoramica, intanto mettiamo in sovraimpressione, leggete il numero al quale potete inviarci le vostre maglie di un'isola, quella che rappresentano la Passione Bianco Blu 3201974843, noi le aspettiamo per poterle poi condividere sulle nostre piattaforme social. Abbiamo detto roster conclusi, apriamo la nostra panoramica e lo dicevamo microfoni spenti. Proveremo a stilare quello che è un ranking della prossima sì. serie A con grande fatica. Esatto, con grande fatica, con grande rispetto ovviamente delle squadre. Proviamo a, fare, a mettere sulla bilancia un pochettino, l'abbiamo detto a livello di budget, quelle che potevano essere più... Più o meno le, le squadre che ne avevano di più e che avevano grande forza sul mercato, ce n'erano ne tante. La Dinamo, come hai detto giustamente, è partita molto prima, è partita in anticipo, ha avuto delle grandi risposte dai giocatori: dal fatto di voler venire a Sassari, di scegliere la Dinamo. Abbiamo visto un roster completo con ragazzi italiani nuovi. Di esperienza già nel campionato abbiamo visto stranieri che hanno già giocato insieme già hanno già giocato in italia quindi anche loro con un pedigree abbastanza importante e come magari alla fine del tra della trasmissione vi faremo vedere degli estratti dell'intervista dell del presidente che già qualcosa avete visto sui social l abbiamo già spoilerato perché la squadra sì. della sardegna è una squadra che i giocatori hanno scelto di venire a Sassari veramente perché volevano e lui fa un bellissimo passaggio anche su su trucchetti, sul fatto di dormire con la maglia della Dinamo nel letto per far capire che uno ci deve, ci deve veramente tenere e che Sassari diventi una scelta, non un ripiego. L'abbiamo detto tante volte. Certo. sembra scontato, ma oh, non guarda. è banale. Questo è il claim: dovrebbe essere il claim della prossima stagione. Al di là dei risultati, di avere un'identità, di avere una squadra che ha già in mente di lavorare, di lavorare duro, di creare un gruppo il prima possibile, perché saranno dieci giocatori nuovi. E quindi faccio l'esempio di Treviso, dove invece la squadra è praticamente la stessa dell'anno scorso, nella seconda parte di stagione dove sono andati molto meglio e si sono salvati più Mascolo e Mazzola. E quindi diventa una esatto squadra che hey. comunque è parte già avvantaggiata, perché parte già da una conoscenza di allenatore, staff e squadra. Le prime due, assolutamente, le solite due, De, Nicola... De Nicolao ha detto che sono quasi imbattibili, lui è andato a Cantù adesso quest'anno, Andrea De Nicolao che ha lasciato Venezia dopo sì. sette anni, ha detto che sono praticamente imbattibili, effettivamente rispetto negli ultimi tre anni ha sempre fatto le finali, rispetto al passato c'è una forbice di differenza tra squadre di Eurolega e altre squadre che è nettamente superiore, soprattutto quando si arriva alla fine stagione e loro giocano solo una competizione. L'Eurolega è dispendiosissima, eh, però hanno due roster che stanno creando. Milano manca un paio di giocatori addirittura in più, però ha già fatto una squadra in cui ha preso. Casora adesso dal Real Madrid al posto di Devon Hall che era, che era, andato, eh, che era uno dei punti fermi hanno Bolmaro, hanno uno dei migliori centri che Nibo hanno Dimitrievic che hanno preso che è molto talentuoso, hanno confermato Schiltz Mirotic, hanno ripreso Lidei hanno preso al posto di Melli hanno perso Melli ma hanno appunto ripreso l'idea che c'era quando Melli era ritornato lui era andato via al Partizan Harmony Brooks, ci hanno i soliti Flaccadori Bortolani, Tonut che viene da una grandissima stagione il nostro Usman Diop sono 14-15 giocatori. Adesso ne arriveranno probabilmente ancora certo. due. Bologna molto, molto forte, secondo me. Al di là di tutto quello che è successo negli certo. ultimi giorni, la prende Gherardi, la prendono gli israeliani, la tiene Zanetti, eh, da una parte e dall'altra. Tirano di qua, tirano di là. E al di là delle comunicazioni, di tutte. C'era un po' di malcontento a Bologna, però alla fine con le firme, se io vado a vedere certo, il roster di Bologna, hanno messo atletismo, hanno tenuto giocatori un po' anziani, ma che possono diventare ancora più specialisti, penso anche a Tebelinelli, certo. hanno preso il giocatore chiave per Banchi che è Graziulis, che è quello che viene da Trento, che è suo uomo anche in, in, con la Lettonia, e sarà un giocatore fondamentale perché potrà giocare anche insieme a Schengele a 4 e 5 insieme in un quintetto più basso, ci sono le conferme di Polonara poi gli arrivi di Visconti a e Diouf per quanto riguarda gli italiani, perché magari giocano meno, ma poi quando una squadra gioca in Eurolega, sai benissimo che ha talmente tanti certo. impegni, anche bisettimanali, che avere degli italiani che possono giocare in campionato diventa fondamentale, tanto l'importante è arrivare ai perfetti ai playoff. È ovvio il fattore campo conta, ma... Morgan dovrebbero firmare Tucker, Cordignier che è rimasto, Clyburn che è il grande colpo, l'aver tenuto Schengen ha cifre molto importanti, insomma è un, è un quintetto. E tra l'altro si parla appunto di forte. Tucker come nome caldo che sì. eh, adesso si aspettano gli ultimi manca due annunci, ma che fondamentalmente è solo lui. Quindi queste due io direi vale che sono veramente... Another level. another level. In campionato magari ci sarà ogni tanto la possibilità di giocarsela un po' di più perché appunto avendo l'Eurolega che gli porta via tantissime energie giocoforza alla fine vanno in campo in cinque alcuni rimangono in tribuna, però, alla fine della fiera loro sono le due candidate per arrivare fino in fondo, per fare una bella Eurolega Milano, grandissima squadra, tanti cambiamenti, ma Bologna e anche loro, secondo me, possono fare molto bene in Europa. Detto queste due squadre, esistono una serie di squadre che diciamo vanno di rincorsa, che cercano di inserirsi nella zona scudetto, Venezia. Nonostante e qui tacciamo ovviamente nel merito, certo. ma nonostante il terremoto che ha coinvolto in questo momento e la, proprietà. E e la proprietà direi che. Hanno da cui, da cui pensare, però ovviamente non è parte sportiva, noi non, non interessa. Esatto. Interessa il fatto che Venezia ha fatto una grandissima squadra. Perché se dovesse firmare l'ultimo tassello, che è Xavier Munford, che viene dalla poi Tel Aviv, come guardia al posto di Tucker, avrebbero un quintetto con Ennis, Munford, Park, Sims, Cabenghele è confermato. L'innesto di Moretti, di Whittle, che è il giocatore tutto fare da pistola che farà un grande campionato. Conferme di Wilcher, di Casarini, di Tessitori, più Fernandez e Lever, quindi. 12-13 giocatori di altissimo livello anche qui, hanno fatto delle rinunce anche loro ai giocatori storici come De Nicolao, come Jeff Brooks eccetera. Hanno chiuso un po' un ciclo esatto. che si era già chiuso, chiuso precedentemente bravissima. diciamo che bravissima. erano le ultime pedine. Esatto però diciamo che con la semifinale di quest'anno ritornano a fare anche la Supercoppa, certo. è una squadra in cui alto livello da prime quattro. Lo stesso dico per Tortona Tortona ha confermato gli italiani più importanti, ha preso Due giocatori magari non di primissimo piano, ma molto buoni, come Kuse Vital, che potrebbero fare molto bene. De Raffaele parte dall'inizio e non parte più in corsa. Hanno, contano molto in Strautis e molto forte Gorom, che hanno preso da Ritas, fino a vincitore del campionato lituano, battendo lo Zalgiris, giocatore. Anche di un, di un livello di, importante dal punto di vista economico, hanno tenuto Kamagate, Hanno preso De Negri che l'Anfan di PEI che era andato a Cremona, che forse è stato il miglior italiano, la miglior rivelazione italiana dell'anno scorso a Cremona, con Coach Cavina. E più Biliga che è un altro giocatore che, oltre alle conferme di Wims, Severini, Baldasso, Zerini, porta ad avere 12 giocatori veri. Faranno la BCL, però è anche vero che Tortona con Venezia sono due grandi roster. Quest e la la, la, tu dici, la, la seconda parte, la, la seconda parte parte alta poi ci sono delle squadre in cui stanno finendo però sicuramente sarà molto forte Reggio Emilia perché ha preso un certo. playmaker di Eurolega come Winston prenderà una guardia di Eurolega se non sarà Galloway sarà un altro giocatore molto forte Michele Vitali sarà il 3 d'Ugnon nel quintetto, lui uno dei migliori difensori del campionato, tiratori da 3 Citam, che era stato a Pesaro, giocatore di grandissimo talento e poi hanno confermato Jamar Smith, Grant, Kilo, Olietti, Faye, hanno preso Gallo che è un giovane molto interessante eh, da Piacenza, via Cremona è una squadra che sarà di alto livello. Ritorneranno anche loro a fare le coppe in maniera importante. Quindi ci sarà il fatto anche delle coppe. Però Reggio è squadra importante. Come squadra importante da non sottovalutare, anche se è leggermente abbassato, ma rimane una squadra molto forte: Brescia, che ha cambiato, cambiato tutto, progetto. progetto da magro, poeta. Secondo certo. me. Poeta sarà l'allenatore, non gliela voglio, spero di non tirargliela, ma eh, per me farà molto bene. È un allenatore che secondo me è pronto per fare subito la Serie A, ha, fatto, ha avuto grandi maestri, è un giocatore mo molto intelligente, che è stato un grande playmaker e quindi secondo me farà bene, però eh, noi conosciamo già Marco Pozzecco, ha un'idea molto simile, nel senso sì. rotazioni più corte, non 12 giocatori, lui conterà su 8-9 giocatori importanti, ha puntato il budget su quello e vuole mettere le avere delle responsabilità ben precise avrà giocatori molto forti perché avrà sempre della valle avrà bilan avrà chris dau che arriva avrà sempre jason barnell ha preso anche ex dinamo ha preso ivanovic che è un giocatore un playmaker molto interessante secondo me dei numeri 4 me lo dicevi tu stamattina 4 e mezzo che si vociferano per eh sì. eh, da prendere come numero 4 e mezzo nel mercato potrebbe essere un americano molto molto importante un giocatore molto importante che possa andare anche nel 5 quando Miro esce poi hanno completato la squadra con Mobbio con Ferrero, eh, magari ci sarà anche Gazzotti, non si sa, però italiani che fanno, diciamo così, legna passami certo, il termine manovalanza. buono manovalanza, però avrà quei 5, 6, 7, ci sarà anche Cuonu, però certo. 2, 3 fidati dalla panchina come cambi 5 importanti nel quintetto, non hanno le coppe e quindi, ma non so quel, secondo me, molto temibili comunque. Queste sono le squadre che, secondo me, arrivano sopra fascia dinamo. La dinamo, secondo me, è in un range che è Napoli, con la, che cambia tutti gli americani che ha pre prenderà, preso Manning da Oldenburg che era fermo da dicembre però un buonissimo giocatore potrebbe prendere Shannon Shorter ha preso Copeland ha preso Williams ha cambiato un po' tutta la squadra ha preso Traer e Totè dalla panchina è una squadra anche qua sarà una squadra esperta una squadra che può fare come l'anno scorso ovvio non tutti gli anni magari ecco certo. i risultati però la Dinamo si pone in quella fascia dove c'è Trento che ha perso Oms perché è andato in Eurolega però ha una squadra molto buona perché poi fa l'Eurocup hai la possibilità di prendere americani che comunque si possono mettere in vetrina Ecco, Trapani avrà una squadra molto forte, però, paradossalmente, eh, passami il termine, nonostante un grande budget okay. a disposizione anche di offerte, facendo, non facendo le coppe ed essendo neopromossa. Meno c'è un pochettino meno pila, almeno il primo anno iniziale. Ha preso dei giocatori Justin Robinson, è un giocatore che giocava certo. in SB molto forte, hanno il sogno Matt Thomas che giocava in Eurolega, faceva 12 punti, e eh, quindi un una, sarebbe una guardia fortissima. Hanno Petruccelli e Alibegovic molto forti, hanno, dovrebbero prendere questo lungo Cameñas, che faceva 12 punti di media in Eurocup, anche qui molto buono. Stiamo parlando di una squadra già. Di molto alto livello, buona, cioè, non non loro, avrebbero, loro avrebbero voluto fare una squadra ancora Guarda. più forte. Poi Repesa, è abituato anche magari a metterli durante l'anno, non è detto che partano subito con 5-6 stranieri, certo. però assolutamente squadra da playoff Trapani, senza ombra di dubbio. Quindi che lottano per i playoff: Dinamo Trapani, Trento, eh, Cosa cos ho detto prima: Brescia, Brescia tra le prime quattro poi eh, Trapani-Reggio-Napoli-Trento, poi ci sarà Scafati che è una squadra molto esperta, pericolosa perché c'è cinque americani, Mason Gray, Stewart, Tolbert Terzo, e Pinkins che è stato confermato che sono giocatori che un quintetto che può fare di tutto, tutto certo. e niente ma hanno talento, hanno, hanno esperienza. Varese secondo me, ecco, Varese è una squadra molto molto interessante per il modo che hanno loro di giocare, tanto tiro a tre punti, velocità, e eh, tanti possessi, hanno preso giocatori perfetti perché hanno due grandissimi giocatori sul perimetro che sono Magnon e Enz che creano il vantaggio, su, hanno tiratori piedi per terra, Alviti può fare 15 di media tranquillamente l'anno prossimo perché sugli scarichi è un grandissimo tiratore, hanno Gabe Brown che è un altro grandissimo tiratore piedi per terra, un lungo che salta tantissimo, che ha grande verticalità, quindi quintetto, secondo me è perfetto di Varese, col nuovo coach Mandole, e quindi secondo me Varese può fare molto bene, anche con gli italiani, anche con Assui, che è uno di, della next generation che hanno firmato da professionista, con Ocheche, okay, che ha chiamato la conferma, per me Varese molto interessante, Cremona Manca di un paio di piedine. Eh, ci potrebbero essere delle novità sul mercato con un giocatore esperto, però ha tenuto Davis e Lessi, che sono due garanzie. Ha preso italiani certo. dalla Lega 2, molto forti, o interessanti come Zampini, come Nicolic e Poser, che possono già giocare, secondo me, in Serie A. E quindi Cremona è buona. Trieste, ecco, le, mi dimenticavo di Trieste, da mettere che nella ritorna. zona playoff che ritorna da neopromossa, ma. Ha già costruito una squadra. Volevano, non, non dovrebbero prendere Owens, che era l'altro giocatore di Varese, ma hanno preso Markel Brown, hanno preso Colbert Ross, che erano i due Varesini di lancio nel primo anno due anni fa, con Arcieri, che era lo stesso GM, e in più hanno messo Jeff Brooks che è, un grande, che è un grande, una grande certezza, hanno confermato Ruzier che è super, secondo me anche che è un po' la bandiera, esatto Grandi e Bossi De Angeli però metteranno dentro secondo me ancora un paio di americani forti Trieste può competere, non ha le coppe può competere per arrivare in alto tu mi dirai chi retrocede chi ne, vede, eh, infatti stavo per dire sono tutte buone in qua. questo momento non voglio, ripeto con il massimo del rispetto, sembra anche quello che dicono i tifosi, sembra avere un po' più punti di domanda Pistoia in questo momento perché certo, Pistoia anche è una grande rivoluzione cioè, un giocatore fortissimo che è stato Dante Calabria, italiano, ha giocato grande tiratore, scuola North Carolina, è intelligente, può fare benissimo da allenatore, allenava già, però è la prima esperienza in Italia. Hanno perso l'allenatore migliore, migliore allenatore dell'anno l'anno scorso, hanno perso tutti i giocatori più importanti, quello era prevedibile comunque. Dopo una stagione clamorosa, perché, perché poi questo... Comunque, no, esatto perché i giocatori vanno a monetizzare in maniera clamorosa, gente che valeva due, che adesso vale otto, ma in Io? maniera hanno fatto un campionato straordinario. Campo bellissimo, eh, eh, nel senso campo molto caldo, tifoseria che in questo momento storce il naso perché vede che arriva il figlio del presidente, arrivano giocatori un certo, po' che di... È un medio momento livello, difficile. Non è facile, ecco quella se dovessi dire oggi una che è un po' più in difficoltà va verificata, è Pistoia, però è veramente difficile fare un ranking al di là. Milano-Bologna, pistoia un pochettino indietro, ma che lottino dalla salvezza ai playoff e più sopra veramente ci potrebbero essere 3-4 vittorie all'interno di una stagione tutto può cambiare una partita un'altra una differenza canestri veramente sarà un campionato straordinario e sappiamo lo abbiamo detto che insomma la stagione della dinamo quest'anno inizia prima perché il primo appuntamento ufficiale in agenda è il 20 settembre con il qualification round eh, ad Antalya definita la sede in Turchia eh, è chiaro che questa è una squadra che avrà modo di testarsi subito e non a caso infatti Coach Markovic inizierà a lavorare un po' prima rispetto insomma all'agenda Iniziale. Auguri <ride> a noi, no, Nenada ha dimostrato eh, di essere un lavoratore pazzesco. Di avere di essere un ex grande giocatore di, di conoscere sia il bastone e la carota. Secondo me, nel senso che ha la capacità da ex giocatore di capire i suoi ragazzi anche dal punto di vista emotivo, ma di essere uno che non guarda in faccia nessuno e che ha delle regole che lavora. Che l'anno scorso ha fatto un grande shock con una squadra praticamente non sua è arrivato che non ha cambiato giocatori perché Jefferson era già arrivato adesso ha costruito una squadra con Federico secondo le sue idee insieme con la società secondo le proprie possibilità parte da zero come diceva il presidente se la fortuna assiste un certo. po' anche il discorso dei infortuni preparazione, la chimica, dieci giocatori nuovi, secondo me Markovic è l'uomo giusto per fare un grande lavoro e l'ha dimostrato e può essere veramente l'inizio di un nuovo progetto è ovvio che ti scontri sempre in Italia con il risultato, certo. la Champions è un primo passo, la Dinamo sarà poi eventualmente in FIBA Euro Cup perché è già uscito l'eventuale certo. girone in caso che non passi le qualificazioni ma noi ovviamente siamo focalizzati su quello come dicevi giustamente, devi partire prima, devi avere una preparazione fatta bene, mirata già per una come se andassi in Supercoppa che non esatto. ci vai, però ci va e è il campionato del 9 settembre, quindi sei già pronto esatto. per il campionato. La Dinamo cercherà di partire, ovviamente, meglio rispetto all'anno scorso, di essere, di essere subito di avere subito un, un abbrivio anche per magari cercare di, arrivare alle fa, di ritornare alle final eight. E quindi ci sono purtroppo a oggi giorno ci sono tantissimi punti di domanda quando inizia un campionato se ti dovessi dire come ti ho detto prima di Acchito ti direi eh, Poeta allenatore Rivelazione, Varese la squadra che mi piace di più rispetto al budget che hanno creato, eh, Bologna molto forte eh, Reggio Emilia farà sì, le squadre che fanno le coppe. Bisognerà vedere anche gli infortuni. E la dinamo è a cavallo tra eh, il dodicesimo e il sesto, cioè nel senso che certo. comunque è la, 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 il filo è veramente. È vera sostegno, sì, vale. sì, 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 abbiamo detto il margine è veramente minimo. E come è stato per quest'anno, una vittoria e una sconfitta. Poi nel computo totale fa veramente la differenza. E questo lo abbiamo, lo abbiamo visto. Per quanto riguarda le donne, abbiamo detto. Roster chiuso anche per la squadra di coach Antonello Restivo con il corpo eh, Sparkle Taylor, giocatrice americana che arriva, insomma eh, lei ha un, bel, ha un bel curriculum, arriva dalla doppia vittoria sì. del titolo nazionale in Polonia e poi in Russia nell'ultima stagione, manca chiaramente le giovani aggregate a chiudere, intanto si attende l'ufficialità perché ancora il campionato e l'EBF non è definito, l'unica certezza è che anche le donne inizieranno prima. 19-26 settembre il qualification round per l'Eurocup Women contro la formazione greca di Giannina debutto in casa nella gara di ritorno insomma prima al Palazzo Serra di Migni anche qua ci aspettiamo insomma una, una stagione impegnativa di sfide e una LBF che deve fare proprio i conti letteralmente con le partecipanti sì che inizia a settembre e finisce a novembre <ride> no, corto eh no a parte, a parte le battute purtroppo Roma, Bologna e Ragusa, che non ci sono più, questa cosa un po' di Alghero tirata all'ultimo. Ovviamente, da, da Sardi saremmo contentissimi certo. di avere un'altra squadra della Sardegna, ci mancherebbe, però è una, una situazione un po' surreale, onestamente. No, non, non parliamo di, di politica, di cose di, del femminile che tutti hanno so, sott'occhio, c'è vera veramente una grande difficoltà, lo dico anche per le giocatrici, per quelle che fanno il campionato. Parliamo solo di basket Venezia, schio, fortissime. Geas molto forte, squadra che da addirittura da quarta nel seeding dell'Eurocup può da veramente dar fastidio arrivare in fondo anche in Eurocup perché, secondo me, è una squadra costruita veramente bene. Bisogna solo capire impegno, campionato Coppa perché non sono abituati. è certo. eh, super squadra, campo basso sempre molto buona. La Dinamo ha fatto una squadra interessante. Se vince il, il suo qualification round, va in Eurocup per la terza, per la quarta volta. Quarta, solo il primo quarta, anno, solo la prima anno ha fatto solo volta. campionato, la prima partita con Grengeval. Se ti ricordi, eh, Restivo ha fatto sempre dei miracoli con la sua squadra in Eurocup. L'anno scorso, un percorso pazzesco: avremmo un girone impegnativo. In caso di, ma da quarta, certo, ovviamente, non puoi non chiaro. avercelo. però la Dinamo, secondo me, ha italiane molto interessanti perché Natali Pastrello sono giovani, ma già con i pedigri del campionato Debora è una certezza, secondo me farà meglio della, della scorsa stagione secondo me è super carica per fare una grande stagione Toffolo ha sempre più esperienza eh, bisogna vedere più la più giovane che Sceglie Gonzalez, che è un po' rookie però a grande appeal certo. potrebbe essere quella con un pochettino più punti di domanda Begice se sta bene è una sicurezza e Spalcoltero certo. dovrebbe essere quella che con Debora tira il gruppo. La Diallo Può essere la lunga un po' di peso che è mancata nel, da, da quando c'era Sheppard. Però occhio perché Antonello poi sposta tutte le pedine, e gioca con i quintetti. Esatto, vinizia a cinque toffolo, gioca poi certo. piccolo. Quindi ha molte, ha molte possibilità. Secondo me, la Dinamo lotterà sempre per un posto competitivo, al di là che magari entri nelle prime 8, 6, 11 squadre. Sembra un po' eh, fa certo. un po' sorridere dirlo. però. Eh, secondo me darà sempre fastidio, anche se la forbice tra femminile e maschile, forse nelle prime due. Come Milano-Bologna è, ancora, sì, è ancora, sì, più, ancora più ampio. Sì, sì, assolutamente lo abbiamo visto anche in, in queste ultime Infatti stagioni. Le squadre vale fanno le coppe perché, avendo un campionato 11, Campobasso fa le coppe, Gias fa le coppe, Battipaglia fa le qualification round. Certo. Noi facciamo anche, quindi, giustamente cercano anche un'altra via. E beh, chiaro, devi anche dare un'apertura, un eh, magari esatto. continentale, di altra, di altra natura. Intanto, la stagione abbiamo detto inizierà il 29 di settembre, confermata la formula dell'open day per eh, la LBF dovrebbe avere sede a Genova, ma chiaramente si aspetta l'ufficialità, 29 di settembre anche la prima giornata del campionato LBA, invece Supercoppa ufficializzata ieri la sede che sarà Bologna e ufficializzati anche gli accoppiamenti Milano-Venezia e Napoli vincitrice della Coppa Italia affronterà invece eh, diciamo i padroni di casa della Virtus sarà una grande stagione non ci annoieremo secondo me Paolo. Eh? Virtus per me è... adesso bisogna poi vedere anche tutto il discorso di quelli che rientrano dall'Olimpiadi. Certo, ne ne abbiamo, beh chiaro ne quella ne è una grande abbiamo, variabile. Abbiamo uno che è Sokoloski eh, sì. ovviamente chi non si è mai fermato durante la stagione eh, quando ci sono le grandi manifestazioni l'Italia non è andato al preolimpico all'Olimpiadi se no ci sarebbero stati ovviamente anche tutti certo. i giocatori italiani che tornavano più tardi però eh, secondo me... È una, sarà una super le Supercoppe sono sempre anche un po' difficilmente pronosticabili perché si parte tardi, tanti giocatori nuovi, c'è subito una competizione dove si gioca, quindi bisogna essere subito pronti noi l'unico anno in cui abbiamo lasciato un trofeo è quello famoso con la finale di, contro Bologna dove eh. siamo stati avanti 40 minuti e poi Stefano Gentile si è fatto male nell'ultimo quarto stava giocando benissimo gli ultimi due canestri di Miki e di Paiola nell'ultimo minuto ci hanno condannato una Supercoppa che altre volte avevamo avremmo portato a casa portato a casa però è un po' impronosticabile ecco se uno vuol battere Milano e Bologna Venezia e Napoli eh, come la Coppa Italia l'anno scorso ha fatto un miracolo a Napoli c'è certo. da farlo in queste manifestazioni è chiaro che nella gara secca le possibilità diventano veramente più alte assolutamente sì anche perché spesso sono gruppi che magari devono trovare la quadra stanno iniziando a lavorare insieme Insomma, in le variabili sono, sono chiaramente infinite Andrei addirittura d'arrivo, Paolo. Siamo stati tutto sommato, ci cioè abbiamo invitato la maratona Teleton ci siamo tenuti bassi. Noi vi ricordiamo che ovviamente la Dinamo in realtà non va in vacanza. Siamo sempre attivi, operativi sui nostri canali social per accompagnarvi in questo periodo vacanziero. Paolo lo accennavi tu. Abbiamo aperto un po' di rubriche. C'è il Trobeck Thursday con i momenti, le partite della storia della Dinamo, così per accompagnarci verso insomma le, le, i nuovi ricordi da collezionare da settembre in poi. C'è il giro del mondo. Tra Verso i circoli sardi, una sorta di viaggio del mondo, un giro del mondo virtuale, come avevamo fatto già nel 2020, no? Proprio con le trasmissioni di Dinamo Tv andando a recuperare i sardi nel mondo, a chiacchierare con loro, a farci raccontare la passione bianco blu. Adesso lo facciamo con le suggestioni, con le immagini. Vi siamo già andati in Argentina, quest'estate, eh, Tokyo. Eh. Bene, sembra... metà italiana, adesso meta. smorziamo un po', perfetto. andiamo in piedi. Ce ne sono tanti circoli itali sì, italiani. Sono 120. Esatto. E, e in più abbiamo anche l'intervista del presidente che come dicevamo, lei di solito non parla mai se non costretto durante, <ride> durante la stagione. Diciamo che prima della stagione ha fatto un po' il punto sì. nei social, vediamo qualche strato, poi magari venerdì uscirà l'intervista integrale. Fa un po'... Il punto su tutte le situazioni che sì. riguardano il mondo. Dinamo e noi. C'è un po' un bilancio, è esatto, un'apertura di una prospettiva di un nuovo gradi, triennio. Così poi dopo non lo disturbiamo fino alle a finalità di Coppa Italia, speriamo. e No, niente a parte gli scherzi che dà un po' diciamo così il quadro della Dinamo che viene e che verrà come dicevi, il Tuber Tuesday non dimentichiamo il passato perché fa parte del nostro DNA e ne abbiamo tanto di ricordare di emozioni, anche di ragazzi che non ci sono più, penso eh, a Drew Gordon, o penso che giocatori che sono stati leggende per noi, che comunque fanno, fanno parte del nostro DNA, non per guardare indietro, ma poi per trarre ovviamente eh, l'infa, per poi guardare la, no la nuova squadra con grande pathos, è molto più difficile rispetto al passato, esatto. diventa sempre più competitiva, diventa sempre più dura, però come dicevano anche con i tifosi, potete scriverci quale secondo voi sarà la posizione in classifica certo. l'anno prossimo della Dinamo. Come la vedete, ai nastri di partenza, noi ci abbiamo provato a dare un ranking. E poi, come detto, ci sono mille variabili che possono fare una stagione noi speriamo di avere una squadra che combatta e che sia sempre sul pezzo per cercare di fare il meglio possibile. Poi se saranno più bravi gli altri, gli stringeremo la mano. Come sempre, cercheremo insomma di, di raccontarvi questa stagione di grandi sfide. Informazioni di servizio, chiude il quartier generale Bianco Blu a partire da lunedì, chiude il Dinamo Store, chiude la biglietteria e chiude, è già chiusa la Clubhouse, si riaprirà il 16 di agosto, più carichi che mai. State bene, attenti, occhi aperti, perché come abbiamo detto, quest'anno la stagione inizia prima. Quindi, niente di strano che già dai primi di agosto qualche alieno inizia sì, a camminare sì. per le vie della città. Fino ad arrivare al grande appuntamento insomma, dei candelieri della festa della nostra città, che è sempre un punto di passaggio no? per i sassaresi. È il giro, è il giro di volta, come adesso, abbiamo detto. Adesso ci mette in onda la, la grafica del roster esatto. della Dinamo così ci guardiamo e la mi, nostra bella dici il tuo giocatore preferito eh no lo sai che io questa roba non <ride> la faccio mai comunque il mio giocatore preferito è Sokoloschi. Dice, non lo faccio mai ma è per me perché hai devianza lavorativa nella Coppa Italia perché ho, ho avuto del... modo di vederlo all'opera esatto. e l'ho visto veramente trascinare un gruppo che sulla carta non era favorito mai e ci ho visto una leadership una serenità una leggerezza di testa ma una grande consapevolezza che secondo me in questo momento un po' quello che ci è mancato, che magari ci poteva dare un Benji nella stagione passata, esatto. no? cioè il giocatore di esperienza, che però può ancora fare la differenza sul certo. campo, che non è vecchio, esatto. eh, ma che ha la tempra, la serenità e il carattere per tenere insieme il gruppo. E' anche quello che hanno indicato i tifosi poi, come miglior acquisto. chiaro, in se avessi visto giocare Bibbins o Renfro no, 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 eh, potrei dire altro. No, Chiaramente no, lui, escludendo sono, i confermati, per me Sokolowski potrebbe essere eh, il mio uomo, mettiamola così. È un giocatore molto importante, secondo me, nella prossima stagione della Dinamo, quello che arriverà tra virgolette più tardi di tutti perché al 3 contro 3 lo seguiremo alle eh Olimpiadi. Certo, all Olimpia certo di, di racconteremo, 3 3 Parigi, speriamo le sue gesta. Esatto, però effettivamente è uno di quei giocatori che saranno cardine all'interno di un gruppo tutto nuovo e quindi giocatori così, secondo me, anche a livello di staff saranno saranno molto importanti All'interno del gruppo mettiamo anche la femminile, ci eh beh, guardiamo certo. anche il nostro bel roster della femminile. Stavolta me lo dici tu, la giocatrice, la tua potenziale. Beh, se, se, se sparco il Taylor, per me è la più forte mm. giocatrice della squadra. Eh sì. Se sta bene, secondo me Antonello avrà una grandissima mano. Da Begic, nel senso che Begic è, rappresenta l'anno scorso, ha avuto degli infortuni a Geas Se no, è una giocatrice che ha giocato a Bologna. Geas è una giocatrice di alto livello. Sì, sì. Secondo me può fare la differenza in quel, perché può giocare anche poi da 5 con Toffolo, può giocare insieme, può essere polivalente. Per me Debora è una garanzia. Eh, se ti dico un'italiana che, che potrebbe essere molto molto interessante dal punto di vista della squadra è Pastrello mm. perché Pastrello è una giocatrice che ha già giocato ad alto livello e che secondo me non è la giocatrice appariscente ma la giocatrice che potrebbe essere perfetta tra due anni di squadra e quindi sono le due io parto che Debora e il me già secondo me sarà eh, molto no, motivata certo. perché l'anno scorso Qualcosa non le è piaciuto, qualcosa non è piaciuto. Anche sul bene, finale abbiamo data, avuto modo di esatto, parlarne. Non è no, è andata benissimo Secondo me è una garanzia. Poi c'è lì tutta da scoprire, eh sì, però quello è un punto di domani. Sono un di po' di incognite, vedi, certo. c'è quella che. Quella Tra l'altro, lo diciamo, tanto siamo in chiusura: si sono ritirate due ex Dinamo, Cinzia Arioli, capitano per le prime tre stagioni della Dinamo Banco di Sardegna, e Maya Scori, ce l'ha annunciato ieri. e Lei è stato un innesto importante nel, nel cammino della, delle Dinamo Women. Se fosse anche stata lì. bene, sarebbe stato. È stata una giocatrice ancora, l Abbiamo vista a Brescia sul finire di sì. carriera, giocatrice intelligentissima Sporca. che ha fatto una grande stagione a Sassari, ragazza squisita, grande professionista, lettura del basket veramente super, giocava con degli acciacchi importanti uh. e ha sempre tirato, come si dice in gergo, la carretta, anche a Brescia l'abbiamo vista, poi giustamente quando il tuo fisico poi ti dice basta, ha detto stop, Chiaro. però... Bravissimo, assolutamente. Super. Chapeau e chapeau. In bocca al lupo per insomma la, le nuove vite di queste women che adesso insomma passano dall'altra parte della barricata. Direi che siamo decisamente in chiusura. Paolo, ti ringrazio per questo cammino nel mercato. Grazie a te, abbiamo fatto tantissime puntate. 749 puntate. Abbiamo dato praticamente tutto quello che potevamo dare sui giocatori nuovi della Dinamo, su quello che possono essere, sulle loro caratteristiche, su quello che potrebbero essere le altre squadre. Magari prima dell'inizio di stagione ci ritroveremo a fare un. Un inizio con tutti i roster certo. veramente completi e eh, con tutte le squadre al via, magari prima della BCL, prima della Supercoppa, ci sarà la possibilità di, di entrare proprio nel vivo della prima partita ufficiale, ma ci sarà precampionato. Cioè, mi stai per dire più che ci pensiamo a settembre? Eh? Pensiamo, mi stai per dire no, quello? Ma ci, ci, anche prima, perché poi ci abbiamo il ah, precampionato, certo. abbiamo abbiamo, abbiamo sicuramente. Eh, sì, beh, lo dicevamo: insomma, a breve verrà ufficializzato il programma, ritiro. Insomma, le, le varie tappe che ci accompagneranno fino al primo impegno ufficiale la certezza 6-7 settembre a Cagliari un altro torneo la quattordicesima edizione del torneo organizzato dal comitato regionale FIP partecipanti di altro livello a partire dalla Virtus Bologna PAOC Gran Canaria e Dinamo, Dinamo che family ha sempre perra. fatto parte eh, noi bimbe di perra, <ride> siamo sì, le bimbe di perra. Family perra come Dynasty, grandissimo torneo, il, capello, il padre e il figlio ha seguito le orme certo. del padre, grandissimo coinvolgimento, squadre di altissimo livello per la prima volta non ci sarà Milano che ha un torneo che era un po' no l'altra la, la, esatto. padrona di casa esatto. diciamo perché c'è sempre stata l'Alterego certo. che è Bologna Gran Canaria è una squadra che ha vinto l'Eurocup eh, due anni fa che è una squadra molto molto importante dell'ASB quindi il PAUC è una delle migliori in Grecia quindi ci sarà sicuramente da divertirsi come sempre eh, da fare una due giorni venerdì e sabato magari eh sì. sabato per tutti quelli che non lavorano fino a tarda sera sì. il venerdì però due giorni di, di grandissimo basket due giorni di basket per entrare nel vivo della stagione vi ricordo ancora una volta che potete spedirci i vostri, le vostre foto i vostri video con la maglia che rappresenta per voi l'isola e rappresenta la, la passione Dinamo, il numero è sovraimpressione 3201974843 grazie ancora Paolo ad agosto inizia che è il campionato di Serie A. Ad agosto non basta. Ma noi partecipiamo, eh. mi hanno detto, mi allora, hanno detto che noi siamo prima, a Mezzduffici. La prima giochiamo a Parma eh, e la no. seconda la giochiamo in casa col Napoli. Con Napoli, molto bene. Iniziamo subito col botto. Così. Grazie, come sempre di essere stati con noi. Restate collegati su Dinamo TV. Ciao. che calmierare i mercati è sempre sbagliato. Se uno è bravo è bravo, se un prodotto è buono è buono. Poi se, la, se quella torta è italiana o tedesca in un posto in cui vado all'estero spesso per lavoro c'è una pasticceria tedesca che la prima volta che l'ho vista il collega straniero mi ha detto no ma andiamo lì a far colazione che è un posto molto buono, ho detto tedesca, ma ragazzi, ma che, cioè, i dolci sono nostri, non è che è buonissimo. Allora voglio dire... Non è questo il tema, il tema è che sicuramente c'è un tema della nazionale, ma dobbiamo investire molto nei settori giovanili, è lì che dobbiamo mettere delle regole rigide, perché se tu investi bene nei settori giovanili, i giovani formati escono fuori e se escono ben formati fuori, perché io devo andare a prendere uno straniero? Il vero problema è che, hai detto giusto tu, oggi tra un italiano e uno straniero, dove c'è molto più offerta, e quindi, per legge di mercato, costa di meno, i club sono portati più ad andare sullo straniero. Ma non perché pensano sia più bravo, ma perché gli costa di meno. Quindi, calmirare un mercato è sempre una strategia finanziaria sbagliata. A mio modo di vedere, eh, che provoca delle distorsioni del mercato molto simili a quello che dicevi. Eh, come sapete, Dinamo fa mh, programmi di crescita di tre anni in tre anni, quindi, abbiamo appena iniziato il triennio nostro, eh, usciamo da un periodo molto complicato. Perché abbiamo vissuto il Covid eh, che ci ha lasciato cicatrici profonde, eh, abbiamo vissuto periodi di difficoltà anche con la regione che stiamo via via risolvendo, ma ci vogliono i suoi tempi. Eh, quindi, non usciamo da un periodo facile facile, ciò non di meno, abbiamo mantenuto le, come dire, la serenità al nostro interno, la serenità per i nostri tifosi, abbiamo continuato a fare le nostre cose, a volte meglio a bene o non bene. Se guardo gli ultimi tre anni, abbiamo fatto due semifinali scudetto. L'anno scorso non è andata bene, però devo dire, francamente. Parlo quasi come uno scudetto adesso nel gioco? Sì, anche se non voglio eh, come dire, downgradare le nostre aspettative. Nel senso che la pallacanestro è bella perché se, se, se ti fai trovare pronto al momento giusto, può succedere di tutto. Quindi. Eh, per me restano delle belle semifinali, così come sono come dire, eh, sentimentalmente legato all'altra finale scudetto che abbiamo fatto, che avendone già vinto uno se, passa quasi secondo ordine, però se voi ricordate quando siamo tornati a Sassari c'erano le stesse persone quando abbiamo vinto lo scudetto perché è stata una bella cavalcata anche quella. Per cui eh, dove saremo fra i cinque anni ce lo dirà la vita, eh, non, non lo possiamo sapere noi. Sicuramente eh, resta un progetto ambizioso di costruire qualcosa di solido e che continui ad andare avanti. Conto Banco di Sardegna Online. Approfitta della promo. Apri subito il conto online. Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere. Inquadra e apri il conto Banco di Sardegna.